Tre parole per descrivere il tuo libro. Cioè, così, domanda a bruciapelo. Allora, facile, perché il libro ho voluto farlo abbastanza facile, bello, veloce, che sia una lettura non pesante. Di cuore, tantissimo, perché ci ho messo tutto me stesso dentro, anche un pezzettino della mia nonna. E bello, dovete dirmelo voi, spero. Quando hai sentito l'esigenza di passare dai fornelli alla penna? Beh, in realtà non ho mai abbandonato i fornelli, non ho neanche intenzione di farlo, però avevo bisogno di mettere su carta quello che provavo, quello che ho imparato in questi anni, soprattutto per provare di salvaguardare quella che è la vera base della cucina, che sono i nostri prodotti. Non sono i cuochi, ma sono i prodotti. È importante iniziare a capirlo, e soprattutto i produttori. Sono loro gli eroi? Assolutamente sì, sono loro. Sono quelli piccoli, sono i nostri contadini, sono gli allevatori, sono i pescatori, quelli che, parli di un branzino, c'è qualcuno che rischia la vita tutte le notti su una bagnarola per prendere una barca e ti va a prendere un branzino con meno 10 a dicembre. Allora il branzino acquista tutto un altro sapore, e quello d'allevamento inizia a farti due domande. Ecco che raccontando delle storie del genere inizi a capire che queste persone combattono contro salari bassi, contro leggi che magari vanno ad esaltare sempre di più quelli che del commercio commerciano il cibo per riempirsi le tasche e basta, e non certo per un'etica professionale. Ecco, quando si fa cucina bisogna avere una profondissima etica professionale, e per questo che sono eroi. Grazie mille.